L'idea di questa struttura iniziò per caso, o per meglio dire, per ispirazione. Don Giovanni Bosco un giorno salì in cima del paese dove si trova quest'ex istituto e trovò la posizione ideale per costruire un oratorio e un collegio. Era il 1851 e questo sarà il secondo collegio costruito dall'intraprendente Don Bosco. Passarono ancora molti anni prima della sua reale costruzione. I lavori di restauro dell'edificio originale vennero avviati all'inizio degli anni 60 del 1800. L'importanza di questo istituto risiede soprattutto nel fatto che esso fu il primo ad essere fondato da Don Bosco fuori Torino, diventando quindi il primo di una lunga serie di tasselli che faranno diventare realtà i progetti di Don Bosco. Ammetto che non è stato facile ricostruire la storia di questo istituto, perché gli indizi sono pochissimi e le condizioni fisiche attuali non aiutano a trovare ulteriori dettagli, perché è difficile immaginare questo luogo dall'aspetto marcio e pericolante, un tempo uno dei più belli istituti del territorio. Fortunatamente a noi sono giunte molte fotografie ed è il modo migliore per vederlo quando tutto era ancora in perfette condizioni. Molto interessante la Madonna posta nel giardino esterno, opera che di notte era illuminata e visibile anche da molto lontano. L'istituto era destinato a centinaia di ragazzi per fornire istruzione e lavoro anche a giovani delle famiglie più povere. Dobbiamo quindi usare l'immaginazione per cercare di scorgere l'aspetto di questi ambienti prima dell'abbandono. Ma prima di arrivare a parlare di questo istituto è giusto introdurre la sua storia partendo dalle sue origini più antiche. Non a caso nel 1020, su volere del vescovo Landolfo di Torino, qui venne costruito un castello che venne poi distrutto nel 1557 e di questo castello oggi non esiste più traccia. Il periodo di maggiore splendore del castello avvenne nel 1300, durante il periodo di reggenza di Margherita di Savoia, ma questa è storia antica perché poco più di 50 anni dopo quel fatidico 1557 avvenne un importante cambiamento. Era il 1612, nel punto dove c'era il castello giacevano i ruderi d'un passato glorioso. Qui venne fondato un monastero di frati cappuccini. A fondarlo fu Bartolomeo Bonesio, tuttora la sua figura è poco conosciuta, ma fu un personaggio vitale per la storia di questa zona. Egli si arricchì prestando servizio a Papa Clemente VIII. Fu uno dei servitori più stimati del pontefice. Con la sua morte, egli guadagnò un buono fuoriuscita da 9.000 ducati d'oro romani. Essenzialmente l'istituto è stato costruito ed integrato all'interno dell'antico monastero. Bartolomeo morirà nel 1639, pur avendo posizionato la prima pietra molti anni prima, egli non vedrà mai ultimata la sua opera, perché la consacrazione della chiesa del monastero avverrà soltanto nel 1656. Il monastero funzionerà poi per molti secoli a venire, finché in un anno imprecisato del 1800 cadde in disuso. Don Bosco quindi decise di fare un istituto sopra quello che era rimasto del monastero. Non è chiaro in che condizioni fosse all'epoca, sappiamo soltanto che nel 1864 esso venne ufficialmente aperto dai Salesiani.
non mancano storie mistiche e religiose. Per dovere di cronaca devo affermare che qui il 29 maggio 1867 Don Bosco avrebbe operato un miracolo guarendo 6 alunni malati di scarlattina. Sappiamo anche i nomi di alcuni di questi ragazzi, che negli anni successivi confermeranno personalmente la storia. Un episodio senz'altro curioso, parte integrante di questo affascinante istituto, che malgrado l'attuale degrado, non ha assolutamente perso la sua sacralità. Nella Seconda Guerra Mondiale ci sarà una parentesi molto particolare della sua storia, perché verso la fine della guerra, nell'aprile 1945, alcuni tedeschi SS occuperanno l'istituto trasformandolo in una fortezza. Fortunatamente, la ragione prevalse e non ci furono inutili spargimenti di sangue. Vennero avviate le trattative che suggellarono definitivamente la fine dei conflitti. Era il 26 aprile 1945. Successivamente il collegio tornerà alla normalità, funzionando per gran parte degli anni successivi. Forse per vergogna, mai nessuno ha voluto sbandierare con orgoglio l'anno dell'abbandono. Io ipotizzo che esso sia abbandonato dagli anni Ottanta, quando i salesiani si resero conto di non essere più in grado di gestire un istituto tanto grande e con sempre meno studenti. Non escludo che l'abbandono possa essere avvenuto anche all'inizio degli anni 90. Avrei potuto dire di più, parlarvi di certi personaggi che sono passati da qui anni fa. Se l'argomento vi interessa, scriverò successivamente un articolo completo su questo istituto. Fatemi sapere nei commenti e non dimenticatevi di lasciare mi piace, condividere il video ed ovviamente di iscrivervi a questo canale, nel caso non l'abbiate già fatto. Questo non è il primo istituto che esploro, ma sicuramente è quello che ha sofferto maggiormente lo scorrere del tempo. Parte dell'istituto è attualmente stato recuperato è trasformato in casa di riposo. Questa zona invece è protetta da vincoli storici, vincoli che hanno salvato l'edificio dall'essere abbattuto, ma che allo stesso tempo hanno reso ancora più difficoltoso un loro recupero. Che fine farà tutto questo? Per il momento, tutto è fermo nel limbo dell'ignoto.